C'è poco da ridere, Scarpini. Beh, hai poco da ridere anche il tu. Calcio italiano esce con la positività annunciata delle due squadre che avevano sulla carta il girone più alla loro portata, cioè Juventus e Roma. Le due, Inter e Napoli, che avevano il girone difficile per differenti motivi, onestamente pochi avrebbero pensato che sarebbero arrivati all'ultima giornata con la possibilità in mano di guadagnarsi la qualificazione. Poi non ce l'hanno fatta, però secondo me è stato sono stati due partecipazioni nel girone del Napoli e dell'Inter moderatamente soddisfacenti rispetto a quello che potevano essere le aspettative dall'inizio. Perché all'inizio, onestamente, quando prendi il Liverpool finalista, che è in terza fascia, per il Napoli era un girone molto difficile. L'Inter era partita dalla quarta, molti avremmo firmato di arrivare all'ultima giornata che te la potevi ancora giocare, perché certo. Molti avevano detto... Però poi il problema è stato... Poi però arrivi lì, hai il jolly e non riesci a sfruttare, allora ti ha ragione dire nessuno si aspettava e c'è la delusione. Per quanto riguarda l'Europa League, invece, trovo... onesto il cammino della Lazio, e il Milan onestamente aveva un girone che doveva superare. Vado a salutarlo, poi approfondiremo il tema, perché ovviamente oggi il Milan un po' ci ha spiazzati, lo possiamo dire. Credevamo comunque alla fine, nel passaggio del turno, avevamo preparato la scaletta sull'Inter vista la presenza di alcuni ospiti, con l'arrivo di Beppe Marotta, oggi ufficialmente nuovo direttore lì in nerazzurro, però il Milan ha spiazzato un po' tutti. Tombola. Andiamo subito, se avete sentito Tombola e Scarpini, che oggi sembra in grandissima forma, anche se in questo momento non so chi sei. Che stai facendo? Stai chattando? Stai scrivendo? Eh? Che stai scrivendo? Mi stanno scrivendo degli amici che mi chiedono, ma è vero? Cosa? Non lo so, beh, mi hai distratto e adesso dopo... Va bene, andiamo da Longhi. Quando dobbiamo essere buoni, lo siamo, quando bisogna essere cattivi, però siamo altrettanto cattivi. Milan e Inter, Paparesta, in questa settimana non hanno nessuna giustificazione. Cioè il Milan deve perdere, può perdere con un gol di scarto, perdi con due gol di scarto. Improponibile. L'Inter non vince contro la squadra ultima in classifica nella fase a gironi e perde la Champions League. Cioè siamo un campionato che è la fotografia del nostro essere, un campionato ridicolo dove c'è soltanto la Juventus, e siamo sempre più un campionato la prima e tutte le altre, e poi questi sono i risultati che in Europa l'Inter non passa il turno, il Milan non passa il turno, chi abbandona la Champions va in Europa League, chi abbandona l'Europa League e va a casa. E poi parliamo del nostro campionato e c'è Gasperini che giustamente dice è un campionato bellissimo, il più bello degli ultimi anni, il più equilibrato degli ultimi anni. Il tema è che la seconda, la terza e la quarta del campionato italiano sono andate a casa, mancano il passaggio del turno, appunto. Napoli, Inter e Milan. Napoli, Inter e Milan se ne vanno a casa, ragazzi, ma con compiti agevoli e semplici per Inter e Milan. Capisco il Napoli, passi pure, però Paparesta questa settimana ha sancito il fallimento del nostro sistema. Ma io non sarei così drastico. È chiaro che è stata una tre giorni disastrosa, causata tra l'altro per Inter e Milan da una dinamica quasi similare, perché a 10 minuti dalla fine erano tutte e due qualificate. Sì. Solo che forse si sono entrambe le squadre hanno pensato di aver raggiunto l'obiettivo, e quindi l'Inter ha pensato che raggiungendo il pari col PSV, visto che il Barcellona vinceva, non c'era bisogno di fare l'altro gol, tanto che poi è uscito anche Politano. E in un momento in cui sembrava quasi, per chi era allo stadio, che si fosse accontentato l'Inter di quel pareggio raggiunto, meritatissimo, ma che poteva benissimo portare poi alla vittoria se ci avessero creduto di più. E il Milan lo stesso, perché il Milan col 2-1 probabilmente diceva io sono qualificato adesso, ha tolto Cutrone e ha preso il 3-1 e non è stato più in grado di su quella sostituzione creiamo quando andremo avanti fino a Capodanno. Premesso questo, e aggiungo che per me Tottenham, Barcellona in vantaggio oppure no, come non doveva arrivare nella bolgia di Atene su quel rigore che non c'era, non doveva arrivare al 70esimo 1-0, 1-1 col PSV. Cioè, sono cose che per me non possono esistere se dobbiamo inquadrare, perché col PSV tu sono devi quelle partite, Alfredo, che capiscono storte, allora, perché allora prendi il palo con e allora devi andare fuori, Perisic. Parlo in generale per tutti. Sì, però devi io non vorrei fuori. Adesso entrare troppo nel merito e non vorrei andare contro la vostra discussione, però sinceramente mi interessa poco oggi di parlare di Olympiacos Milan 3-1 e di Inter PSV 1-1. Qui stavo parlando e vorrei portarvi su un discorso di sistema calcio, di un campionato che non funziona, delle italiane che vanno a casa in una situazione semplicissima. Io direi più che il campionato che non funziona. Secondo me le due italiane hanno pagato il fatto che
forse la nostra mentalità è come dobbiamo fare il minimo indispensabile per qualificarci. Qual è? Stavamo perdendo, pareggiamo col PSV, ci siamo qualificati. Non pensando che invece Gianluca, devi allora cercare di raggiungere il risultato massimo. Il Milan lo stesso. Hai pensato che col 2-1 passavi e sei stato punito. L'obiettivo, vedi altre squadre che giocano fino alla morte. Vedi anche l'avversario della Juventus ieri, ha giocato per vincere una partita che non aveva nessun senso se non quello economico, certo. E ha portato a casa un risultato storico. Ma lo stesso PSV, Young Boys, squadre che comunque non hanno niente da chiedere e se la sono giocata alla grande, però noi non siamo in grado di passare il turno con gironi semplici. È la mentalità italiana di accontentarsi, visto che magari si incontrano delle squadre che tutto sommato allora, sono... No, no, ma sono d'accordissimo con te, allora non fai l'Europa. Se dobbiamo fare allora non fai l'Europa. Allora eviti di andare in Europa. Io capisco Roberto quando dice, noi nel momento in cui abbiamo commentato il girone dell'Inter, abbiamo detto sarebbe un miracolo, cioè sarebbe importante se l'Inter riuscisse a stare in corsa fino all'ultima giornata. Ma anche del Napoli se lo dico. Il Napoli per me, io ti posso dire, perché poi il Napoli mi ha deluso come personalità. Guarda, il Napoli ha staccato vero solo una partita, la prima con la Stella Rossa, perché là devi no, ma io ti parlo tu devi dell'ultima. Fare sei punti con la Stella Rossa io ti parlo e poi dell'ultima. Vediamo cosa succede premesso con che Ancelotti, io ti parlo dell'ultima di Liverpool, quando quelli che dovevano deciderla non li abbiamo visti purtroppo, e questa è una cosa che secondo me è molto più importante dell'eliminazione, cioè concettualmente ci devi mettere il tuo a livello di personalità, non c'eri. Perché se penso ad Amsic, se penso al meraviglioso Insigne, se penso a me, se penso a tutti quelli che abbiamo visto che incidono 70 gol, 73 gol, 110 gol, poi al momento di stringere, quando con un fare Liverpool il salto, non ti dico normale, ma un Liverpool abbordabile, se te la giochi un po' senza aspettare Milik, mi ha deluso. Ma mi ha deluso tutta questa tre giorni, insignificante. Anche sì, sono d'accordo, anche a me. Scarpino. Purtroppo poi la Champions è balorda perché un errore in una giornata può costare, soprattutto se è l'ultima. A volte è meglio sbagliare la prima giornata e poi fare il filotto dopo. L'Inter ha fatto le prime quattro giornate, direi, molto bene, perché batti col Tottenham, vinci col PSV, pareggi con il Barcellona, perdi in casa del Barcellona e ci può stare, e poi aveva due jolly, e onestamente bisogna essere onesti, avevi due partite per cercare di agguantare il passaggio del turno. A Londra è andata come è andata, a 10 dalla fine hai preso il gol dell'1-0 e sei arrivato a quella dopo, e quella dopo non ce l'hai fatta, adesso a recriminare è abbastanza facile. Io dico che per tutte e due che cosa insegna questa fase a gironi di Champions League? Che manca ancora qualcosa a queste due squadre per poterle collocare nell'Olimpo della Champions League. Il Napoli, tu dici, ti ha deluso. Io ti dico che il Napoli ha sbagliato, secondo me, solo la partita contro la Stella Rossa. Sì, la prima. Perché la prima. Contro la squadra con cui devi fare sei punti, e la Stella Rossa, con tutto rispetto, non è il PSV, tu non puoi pareggiare quella. E quei due punti lasciati lì, beh, sono quelli che ti penalizzano. Anche il gol in casa su 3-0, prendi quel gol del 3-1 che ti ha portato fuori. Però è anche un discorso di personalità. Ma possiamo anche aggiungere questa mentalità, forse, di accontentarsi. Ma possiamo anche aggiungere che col PSG sia andata che ritorno, sei stato sfortunato. Perché sono partite che comunque, soprattutto all'andata, avresti meritato di vincere. Io ho cercato di fare un discorso un po' diverso. Che quando tu giochi in uno stadio del genere come Anfield, e comunque sai che io mi aspetto che quelli che ti danno 90-100 come proprio carisma ti diano 110, ti diano almeno 80, certo. Ma 70, ma se scendiamo sotto i 50 mi pongo altri problemi che vanno al di là della Stella Rossa, del gol, è mancata la personalità. Cioè Amsic che ne ha fatte 2000 di partite, sì. Faccio un esempio, o Insigne che mi sarei aspettato un po' di più, ma non è una critica, è una constatazione di una situazione che purtroppo ormai è alle spalle. In questo però nell'Inter Icardi ha fatto la migliore partita, certo, di tutte, ha cercato di portarsi quello sì. Su questo Montemurro, come politico del calcio, adesso oggi non commentiamo tanto l'Europa League, commentiamo la tre giorni europea e soprattutto ovviamente una scaletta di colpevoli. Il Napoli è il meno colpevole perché comunque quello che doveva fare tanto. Cosa?
le parole di Leonardo, se vi interessa. Sì, tra 3 secondi arrivo con le parole di Leonardo, capiremo anche se cambia qualche strategia in ottica del mercato di gennaio per il Milan, però Montemurro, da politico del calcio, visto che comunque sei al tavolo che conta, qualcuno dovrà darci adesso delle risposte, perché la politica del calcio non funziona, ai mondiali non ci siamo andati, l'Inter che esce in Champions a dicembre in una situazione facile, il Milan che esce a dicembre dall'Europa League in una situazione facile, parliamo delle due milanesi, il Napoli che va a casa, va bene con l'onore delle armi, ma comunque va a casa, e così non si può andare avanti. Credo che sia abbastanza oggettivo. Montemurro. Guarda, ritengo che la tua fotografia sia quella più corretta. Bisogna tra l'altro ricordare che oggi uscire dall'Europa vuol dire anche perdere delle economie per i club. Sicuramente questo non fa bene al calcio italiano, c'è qualcosa evidentemente che non va. Lo vediamo anche da un campionato dove la Juventus comunque oramai ha distaccato un pochino tutti con la vittoria della settimana scorsa. Ovviamente c'è qualcosa che non va e va rivista. Se poi questo si possa fare al tavolo federale non lo so, però sicuramente uscire dall'Europa è per il calcio italiano qualcosa di molto negativo. Infuriato, questi 3 giorni sì, ovviamente rappresenta per tutto il calcio italiano una grande debacle. Però il problema è che nonostante ci sia stato il cambio politico ancora non c'è la sensazione di un cambio di mentalità. Come eravamo in estate, ovvio che nessuno ha la bacchetta magica, però sembra che non si stia muovendo nulla, e questo è un altro problema, Montemurro. Poi andiamo dalle dichiarazioni velenosissime, abbiamo anche la nostra ultima ora con le parole di Leonardo, che tra poco ci riporta Gianluigi Longari. Montemurro, mettiamo il punto e poi andiamo con l'ultima ora di Leonardo. Ma vedo che il nuovo presidente Gravina si stia muovendo molto, sta cercando di portare delle innovazioni, non è facile. Ieri tra l'altro ci siamo riuniti, c'era anche Marotta, per quanto riguarda il tavolo di lavoro di Club Italia, ovviamente è una macchina molto lenta e per cui bisogna dargli tempo, però sicuramente rispetto al precedente Consiglio federale vedo delle forti innovazioni che stanno per arrivando e comunque di tavoli di lavoro che mettono in discussione lo status quo attuale. Adesso, il mercato come cambia per l'Inter, il mercato come cambia per il Milan, il mercato come cambia per il Napoli. Il mercato per l'Inter non cambia, ne parliamo, penso che faremo poi un ritorno su Marotta, il primo giorno di Marotta, e quindi andremo nei dettagli su situazioni che vengono apparecchiate per l'estate. Ti volevo aggiungere, Michele, un nome nella mini lista di centrocampisti del Milan. Servizio firmato da Samuele Ragusa, Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, Inter Channel. Mi dici una cosa, davvero c'è la possibilità di una rivoluzione, non a gennaio, a fine stagione, quindi Spalletti in dubbio, l'allenatore che potrebbe cambiare, Marotta che potrebbe incidere sempre di più, l'aria che si respira da piano. Queste sono, a piano oggi c'era anche giornata di riposo, quindi tutto ricomincerà da domani. Ho notato che a livello mediatico l'arrivo di Marotta è stato immediatamente abbinato a se arriva Marotta allora cambia tutto. Non guardare questa grafica però, periodo nero più che nero azzurro, i numeri a confronto Serie A, Europa League, Champions League, qui 2016-17, 17-18, 18-19, male. Sì, non bene, però vale, completo sì, dicendo bene, che non è, è una situazione che i giornali hanno fatto in automatico come se fosse sottinteso che poiché arriva un nuovo amministratore delegato dell'area sportiva ci debba essere per forza uno stravolgimento. Marotta è un uomo di tale esperienza che arriverà, intanto oggi le parole che ha detto sono sembrate molto, molto, molto nette, molto chiare, non le anticipo perché adesso sì, le facciamo ascoltare al pubblico, quindi mi sembrano più che altro relazioni giornalistiche, cioè è logico che fa scalpore, fa parlare, poi la realtà è la gestione di un'azienda, qua abbiamo avuto chi è stato presidente, quindi sa molto bene che le cose vengono ragionate, pensate, i tempi, i lavori si fanno sul lungo. Alfredo che racconta molto bene, sa tutto del mercato, sa molto bene che tutto quello che è stato scritto sono titoli per far scalpore, punto. Marotta, sentiamolo, punto. Ma le sensazioni sono assolutamente positive, è un giorno di grande orgoglio, direi che più che scelto sono stato scelto, ringrazio gli azionisti, la famiglia Zhang per questa grande opportunità che mi dà la possibilità di iniziare un nuovo percorso. Assolutamente sì, Spalletti è un ottimo allenatore,
credo che bisogna farlo lavorare tranquillamente, sta alla società supportarlo in tutta quella che è la sua attività. Direi che non è impresa facile ottenere i risultati che l'Inter vuole ottenere, però noi abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo, abbiamo l'obbligo di avere un obiettivo importante davanti, per cui deve lavorare con grandissima serenità, perché la società è a sua disposizione. Beh, facendo proclami che non abbiano poi della concretezza, ma cercando di avere una cultura del lavoro che è accompagnata da un grandissimo senso di appartenenza verso questa società, e direi che attraverso questi due modi di pensare e di agire si possono sicuramente trovare delle grandi soddisfazioni con il supporto dei tifosi che non sono mai venuti meno. La grande determinazione, la voglia di vittoria e quindi la fiducia che loro hanno riposto nel management e in tutti praticamente l'operatività societaria, e quindi oggi sta al management societario, allo staff tecnico, agli allenatori e a tutto il personale ripagare di questa fiducia. Alfredo, bisogna anche analizzarle un po' le cose, poi parleremo di mercato, la posizione di Spalletti, non mi sembra proprio del tutto normale che l'amministratore delegato della Juventus passi all'Inter nel giro di neanche 30 giorni, mi sembra un po' una roba forzata, una cosa che stona, cioè Marotta siamo abituati a vedere il progetto stadio, la Juventus la più forte dei prossimi 4-5-6 anni, è la Champions da conquistare, prendi Allegri, rivoluzioni tutto, fai la squadra, prendi Cristiano Ronaldo… Passo un mese e questo va all'Inter. È il direttore che passa dalla Juventus. Ma è stata una cosa inaspettata anche per lui. Sì, ma cioè io penso questo. C'è qualcosa che forse non c'è qualcosa che appartiene ai suoi rapporti con Agnelli che all'improvviso sono finiti. Ho capito, ma poi vai all'Inter il mese dopo. E vai all'Inter il mese dopo perché l'Inter… Io ma capisco, l'Inter i dirigenti ce l'aveva, non aveva ruoli scoperti. Ma se noi entriamo nell'ordine di idee del ragionamento della proprietà, sono idee completamente diverse da qualsiasi tipo di riflessione mia e tua. Loro pensano che il rafforzamento del management e il salto di qualità con un signore che ha vinto tutto quello che doveva vincere la Juve sia molto più importante dei ragionamenti. Allora stai ammettendo involontariamente, no, indirettamente, non stai ammettendo, perché altrimenti dobbiamo fare un passo indietro, no, però dovremmo fare, allora dovremmo fare questo ragionamento quando è arrivato Sabatini, tu mi dirai come responsabile della Sabatini tecnica, è un altro mestiere rispetto a Marotta. Ho però capito, ma Marotta farà un altro mestiere che non andrà in rotta di collisione. E poi rimetti un altro in testa ad Ausilio? No, ma non è per me non è questo, cioè nel senso che per me non andranno in rotta di collisione, cioè io vedo come lui ha formato Paratici e poi Paratici ha avuto la sua autonomia, Ausilio è già formato e quindi continuerà ad avere la sua autonomia, non vedo rotta di collisione sotto questo punto di vista, non vedo sì, delle… Ma, allora, delle due l'una, l'Inter aveva un ruolo scoperto in società oppure Marotta non serve a niente a quest'Inter? No, e Suning è la terza, che la Suning ha colto un'opportunità dal loro punto di vista straordinaria. Cioè prendere un dirigente in grado di alzare il tasso qualitativo, un dirigente che alza il valore del fatturato, un dirigente che prende a zero e poi Pogba va via 107, 110, 112 e che per l'Inter era un'occasione da non perdere. Io sotto questo punto di vista non ho appunti da muovere, capisco le tue riflessioni, non la tua diffidenza, ma il fatto che hai trovato un gruppo che è completo in ogni scompartimento, è verissimo, però hai aggiunto un signore che ti può garantire un passo in più, e sotto questo punto di vista io la leggo molto positiva. Poi se vuoi il mercato, cerchiamo di capire, perché il mercato è quello di luglio, però è chiaro che siamo entrati in una fase in cui Modric non rinnova, in una fase in cui hai seguito dei talenti italiani, mi aspetto un mix di grandi colpi, visto che a luglio uscirai da questi famosi paletti, no? Dovresti uscire, comunque dovresti lasciarti alle spalle le tra virgolette sofferenze del non poter spendere, e mi aspetto un contributo potendo lavorare con Messi d'anticipo. Agata, domanda per chi è, poi andiamo sui colpi che sinceramente dall'estate ad oggi finora non è che abbiano convinto al 100%. Agata, domanda. La mia domanda è per il direttore Scarpini. Direttore, assimilata o quasi la delusione Champions, guardando al campionato, l'Inter secondo lei è più propensa a raggiungere il Napoli oppure a non farsi raggiungere dal Milan e dalla Lazio? Cioè, guardando al calendario… Si guarda sempre avanti, non si guarda mai indietro. Indietro… Chi sta dietro deve preoccuparsi di arrivare sopra. L'Inter adesso ha, rispetto a una, è logico che andare avanti in Champions ti dà soldi, prestigio, rimani con una allure molto elevata. Arrivare in Europa League però ti dà un'opportunità, secondo il mio parere, di Roberto Scarpini, non è un parere Inter, una possibilità in più, cioè di puntare a un obiettivo pensando di poterlo raggiungere. Mi spiego. L'Inter non è oggi
in grado di poter vincere la Champions League. Sarebbe stato forzoso pensare la Champions League la vince l'Inter. Mi sembra che ci siano squadre che abbiano qualcosa in più. L'Europa League invece è un obiettivo in cui puoi andare, cercare di andare il più avanti possibile. È vero che hai un turno in più, ma è vero che se andiamo a vedere il parco delle qualificate, ci sono sicuramente delle squadre importanti come Chelsea, come Arsenal, e poi secondo me l'Inter io la metto in una fascia alta. C'è la Coppa Italia e c'è, oggi Marotta a Inter TV ha detto, gli obiettivi sono quelli di cercare di arrivare in fondo e fare il meglio in tutto. In campionato ci sono ancora talmente tanti punti che non si è sbilanciato lui dicendo l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro. Ha detto ci sono ancora tanti punti, cerchiamo di pensare a fare più punti possibili. Poi essere, i conti li fai alla fine. Però essere, tornando alla tua domanda, non guardo indietro, non guardo chi ho alle spalle, penso a fare il mio e arrivare il io più mi chiedevo possibile. Se potesse essere, guardando al calendario, facilitato dal fatto che nelle prossime quattro giornate incontrerà l'Udinese, il Chievo-Empoli e poi il 26 dicembre incontrerà nello scontro diretto il Napoli. Però quest'Inter è Juventus a parte, dove comunque ha fatto un'ottima figura, ha zoppicato contro squadre di fascia più bassa, facendo invece molto bene nei match contro i pari livello. Quindi paradossalmente viene a dire tutto, che il Napoli contro squadre come il Napoli ha sempre fatto bene, e magari è proprio contro il Chievo dove ha lasciato quei punti che non ti aspetti che lasci per strada. Proprio per questo no, motivo, secondo me ogni partita va da sé. Proprio per questo motivo si aspetta però una crescita. Non è una domanda, perché poi capisco la tua posizione giustamente, proprio per questo motivo Spalletti dovrà pedalare. Io ripeto che, cioè, uscire in questo modo, cioè, lascia perdere se la puoi vincere, se non la puoi vincere. Poi tutti quando esci dalla Champions dicono ma noi possiamo vincere all'Europa League. Poi alla fine sinceramente ci rendiamo conto che l'Europa League diventa più o meno una barzelletta, più o meno. Poi, non sto commentando le tue dai parole. Dai quarti in avanti diventa partita dai serie. Sì, dai quarti in avanti ci deve arrivare, però sì, nel frattempo secondo me è più bruciante quello che è accaduto, cioè la partenza, sì, certo, la partenza in campionato, che non ce la dobbiamo dimenticare, perché l'Inter ha lasciato dei punti che in condizioni di normalità l'80% di quei punti lasciati l'avrebbe dovuto portare a casa, e si è uscito col PSV. Questa non è una domanda, è una mia. Quindi Spalletti, lascia perdere il toto allenatore, che poi quando ci sono allenatori liberi è normale che parli. Stai parlando di un gruppo, di una potenza mondiale che vorrà fare sempre meglio. Spalletti per me deve cominciare a pedalare, deve cominciare a dare dei risultati. Ci dobbiamo fermare.